Benvenuti a tutti voi all'appuntamento con le nostre breaking news, le ultime notizie su Teletruria. Un gravissimo fatto di cronaca che ha coinvolto un 19enne e i suoi amici nel vicinissimo parcheggio di via Pietri. Non si sa che cosa abbia scatenato il parapiglia, fatto sta che il giovane di origini africane ha minacciato i passanti e gli amici, il branco, lo ha difeso. Sono arrivati anche i poliziotti che sono stati minacciati dal branco. Alla fine sono stati arrestati, è stato arrestato una persona e 20 invece le denunce. La morte del 73enne Giuseppe Zizzo a Castiglion Fiorentino non è stata un infortunio sul lavoro, l'ipotesi più probabile è un malore. Lo precisa anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, grande amico di Zizzo, Mario Agnelli, che spiega come la famiglia sia stata anche piuttosto provata dalla notizia falsa che era circolata. Del resto la magistratura ha già restituito la salva, quindi è certo che si sia trattato di un malore che ha portato alla morte del povero Zizzo. Uscita della notte, nella notte una circolare ministeriale che riguarda chi viene infettato dal coronavirus dopo aver fatto una dose di vaccino, per un vaccino che ha due dosi. In questo caso se avviene il contagio entro i primi 14 giorni la seconda dose viene fatta abbastanza brevemente e velocemente anche nell'ASL. Se viene fatta dopo 15 giorni, appunto il contagio, la seconda dose viene fatta ma è considerata come chiusura del ciclo vaccinale, perché come sapete il Covid è già considerato insieme al vaccino un'infezione a sé, quindi la seconda dose comunque è consigliata anche nelle persone che hanno già ricevuto il Covid, che hanno già avuto il Covid e che magari hanno fatto una sola dose. Bene, tutto per le ultime notizie, grazie per averci seguito e arrivederci.